Fiera mondiale del peperoncino da Rieti, centro d'Italia, con Marta Cipriani nel segno della natura. Impariamo i segreti della natura, qui leggo agrochimica, riconosce le malattie parassitarie delle piante, semina, trapianto, irrigazione, orto in terrazzo, tanti corsi, tanti appuntamenti giornalieri nell'ambito della fiera, e un pubblico appassionato che l'ha seguita con autentico interesse. Sì. Ci può spiegare questo progetto e darci un po' il senso di questa sua passione, di questa sua vocazione? Il progetto è molto bello perché ci dà la possibilità di trasmettere nozioni importanti, e soprattutto quella del rispetto del terreno, che è il punto fondamentale da cui partire per fare un'agricoltura non solo produttiva ma efficace e rispettosa per il nostro ambiente e anche per i nostri corpi, per noi stessi e per il futuro, per chi verrà dopo di noi, perché abbiamo in eredità la custodia del nostro terreno e quindi dobbiamo sapere come trattarlo affinché possa tornare utile anche a chi verrà dopo di noi, diciamo così. E in questi tempi aridi, parlare di cura, agricoltura, attenzione verso le piante, verso un qualcosa che dalla cura trae la forza per nascere, per svilupparsi, per fiorire, beh, ci sembra davvero un bel messaggio, un messaggio di amore, dai. Esatto, è un messaggio d'amore per la terra, è un messaggio d'amore anche appunto per noi stessi, e che però non prescinde, insomma, bisogna sapere quello che andiamo a fare, quindi ci vuole conoscenza. Siamo qui grazie a una sinergia, diciamo, tra aziende produttrici e l'informatore agrario Vita in Campagna, che fa da anni informazione sul campo e permette a chi vuole coltivare il proprio terreno, da piccolo o grande che sia, di fare le cose con coscienza e conoscenza. L'orto in casa, l'orto in tavola. L'orto in tavola, sì, perché poi si finisce a tavola dopo aver coltivato, per avere un sapore migliore e una qualità assicurata. Lei, dal punto di vista dell'attenzione gastronomica, ha un piatto che rappresenta un po' questo sogno perfetto dell'orto in tavola? C'è un piatto, secondo lei, da consigliare, da indicare? Ma io ho una cucina molto creativa e poco tradizionale, quindi i miei piatti me li invento lì per lì. Ma mi piace utilizzare moltissimo ortaggi antichi, anche un po' particolari. Per esempio, mi piace anche una semplice insalata di patate viola, che ha un sapore e un colore che già da solo nutre l'occhio e ci permette di gustare un sapore antico e buono allo stesso tempo. È semplicissimo, non sono una cuoca sopraffina, mi accontento di cose però che nutrano anche l'estetica, no? In qualche maniera. Una domanda visionaria: si potrebbe vivere soltanto attraverso un orto? Idealmente sì. Idealmente la terra ci dà tutto, poi sta alle esigenze di ognuno, bisogna sapere anche rinunciare, ovviamente sopravvivere assolutamente sì, e per qualcuno vivere, perché no? E parliamo del peperoncino, Sua Maestà, il peperoncino che rappresenta il fulcro di questa fiera mondiale. Come si accorda con gli ortaggi, con i prodotti dell'orto? Ah, benissimo, il peperoncino dà quel tocco in più anche in cucina, no? E quello che dimentichiamo è spesso che le varietà di peperoncino sono talmente tante e hanno anche degli aromi, oltre che la piccantezza, che è quello che poi magari sarebbe bello coltivare, non nel proprio orto. Nell'orto il peperoncino ha delle esigenze particolari, spesso è meglio coltivarlo in vaso, specialmente certe varietà, perché ha bisogno di temperature un po' più alte nel nostro clima e magari ha un ciclo lungo, quindi sono piante che fruttificano un po' tardivamente, quando da noi ormai l'estate tende a scemare. Quindi io consiglio, per le varietà più delicate, una coltivazione in vaso. Gli errori che chi si voglia occupare di orto può commettere sono innumerevoli, però ma dagli errori si impara, no? Dagli sbagli si ha esperienza, sì. Ma se dovessi individuare proprio il padre di tutti gli errori, di uno che si voglia scegliere di impegnarsi in un orto?
È un discorso molto complesso, però l'errore più grande è rivoltare le zolle del terreno, arare. Per me è uno dei più grandi errori, anche se può essere utile inizialmente per mettere in coltivazione un terreno che era incolto, ma l'errore più grande è pensare di sostituirsi alla natura per quanto riguarda la fertilità del terreno, quindi utilizzare sostanze chimiche per fertilizzare il terreno è secondo me l'errore più grande. E chiudiamo con l'evidenza di una grande passione, di una forte sensibilità, la sua. E come nasce a un certo punto nella giovanissima Marta, nell'adolescente Marta, questo sogno, questa vocazione? Nasce grazie a mia madre, che è una grandissima orticoltrice, quindi all'esperienza, un modello di vita che era con me. E che dire, la grande diversità, la grande ricchezza delle piante, con i suoi colori, con le sue forme, con i loro utilizzi, mi ha affascinato. È un mondo enorme che poi si espande, perché chi è orticoltore deve conoscere gli insetti, deve conoscere i cicli delle stagioni, deve mettersi in ascolto. Ecco, quindi mi piace molto mettermi in ascolto e osservare, sono una curiosa e in quanto tale, essendo nata in un ambiente molto fortunato tra le montagne dell'Appennino, con una madre che coltivava, ecco che è nata la mia passione. E abbiamo ricordato la mamma e chiudiamo con Toni. La mamma. Viva la mamma, con Toni Leggeri. Sì. Le faccio la madre di tutte le domande: qual è il piatto della mamma? Quello che le fa piacere trovare sulla tavola quando è a casa a tavola con la sua famiglia? Ovviamente le verdure, il piatto di mia madre è un piatto tradizionale, però Ligure, è questo tortino di fagiolini e patate con basilico. Ragazzi, questo sei un piatto da provare. Come si chiama la tua mamma? Ivana. Ivana, con dedica speciale a Super Ivana. Bravissima. Grazie di cuore. Grazie. Grazie davvero, nel segno della natura, dalla Fiera Mondiale del Peperoncino, da Rieti, Centro d'Italia. Grazie. Va bene, grazie.